Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Negli ultimi decenni si è diffuso il fascino della possibilità dell'esistenza di vita extraterrestre e la domanda sul perché non siamo stati visitati da esseri provenienti da altri pianeti. La verità è che non li troviamo da nessuna parte, e anche questo è raro e sospetto, dato che sappiamo che almeno il 20% delle stelle della nostra galassia ha un pianeta come la Terra, e questo significa che ci sono decine di miliardi di pianeti come la Terra solo nella nostra galassia. E allora, dove diavolo sono? Questo paradosso è ben noto e si chiama paradosso di Fermi. Tuttavia, gli scienziati di tutto il mondo sono convinti che ci sia qualcosa di terrificante che impedisce che le civiltà scompaiano prima che si conoscono, e questo si chiama il grande filtro. Con questo in mente, vari scienziati hanno rivelato che il grande filtro l'abbiamo davanti a noi, ma che non ce ne siamo accorti. Ma qual è il grande filtro, ti chiederai? Ebbene, il grande filtro è una teoria terrificante proposta da Robin Hanson, dell'Istituto del Futuro dell'Umanità dell'Università di Oxford. Tale teoria indica che, data la mancanza di civiltà extraterrestri tecnologicamente avanzate osservate, deve esserci una grande barriera allo sviluppo della vita e della civiltà che impedisce loro di raggiungere uno stadio, perché stanno causando impatti grandi e rilevabili sul loro ambiente di cui possiamo essere testimoni dalla Terra. Quella barriera potrebbe essere data perché abbiamo bisogno di più tempo per ascoltare l'universo, perché le distanze sono troppo lunghe. Potrebbe anche essere che ci stiano osservando e si nascondono, o semplicemente che abbiamo bisogno di molta più tecnologia per entrare in contatto con altre civiltà. Il fatto è che se la teoria del grande filtro fosse corretta, come credono molti scienziati, significherebbe che molto probabilmente arriverà in futuro e che per qualche motivo, quando una specie scopre qualcosa, finisce per essere distrutta da quel qualcosa. In questo senso, un famoso scienziato chiamato Michael Garrett, professore di astrofisica all'Università di Manchester e direttore del centro di astrofisica Jodrell Bank, descrive che è possibile che il grande filtro arrivi presto in un giorno fatidico e che quel filtro, che la maggior parte delle civiltà non è in grado di attraversare, compresi noi, è l'intelligenza artificiale. Garrett dice: «Ancor prima che l'intelligenza artificiale diventi super intelligente e potenzialmente autonoma, è probabile che gruppi concorrenti all'interno delle civiltà biologiche la utilizzino come arma e cerchino di superarsi a vicenda». Ma Garrett ha aggiunto che quando l'intelligenza artificiale supererà l'intelligenza umana sarà molto peggio. Al raggiungimento di una singolarità tecnologica, il sistema di superintelligenza artificiale supererà rapidamente l'intelligenza biologica e si evolverà a un ritmo che supera completamente i tradizionali meccanismi di supervisione, portando a conseguenze impreviste e non intenzionali che difficilmente saranno in linea con gli interessi e l'etica biologica. Una superintelligenza artificiale potrebbe rapidamente eliminare la civiltà biologica madre in vari modi, ad esempio progettare e rilasciare nell'ambiente un virus altamente infettivo e mortale. Garrett indica che se scoprissimo un altro pianeta con una civiltà distrutta e riuscissimo a scoprirlo in tempo, potremmo prevenire disgrazie con l'intelligenza artificiale. Tuttavia, purtroppo, sulla Terra ci stiamo muovendo molto più rapidamente verso l'intelligenza artificiale e verso la superintelligenza artificiale che verso la conversione in una specie multiplanetaria. Ciò ha a che fare con la sfida dell'esplorazione dello spazio, che richiede immense quantità di energia. Nel frattempo, i progressi dell'intelligenza artificiale dipendono dall'aumento della potenza di elaborazione e archiviazione dei dati, che sembra che stiamo facendo costantemente. Secondo Garrett, se altre civiltà seguiranno il percorso che sembra che stiamo seguendo noi, contando l'aiuto dell'intelligenza artificiale, le sfide diventeranno calamità interplanetarie. È probabile il verificarsi di calamità con l'intelligenza artificiale prima che possano stabilirsi in altre parti di altri sistemi solari o galassie. Garrett stima che la durata della vita della civiltà, inclusa la nostra, una volta che adotta l'intelligenza artificiale di forma generalizzata, utile alla vita, è compresa tra i 100 e i 200 anni, il che offre pochissime opportunità di contatto o di invii di segnali ad altri extraterrestri, e ciò renderebbe le possibilità di trovare un segnale extraterrestre molto, ma molto rare. Garrett indica che i suoi calcoli sono coerenti con il fatto che non abbiamo trovato nulla e che la longevità della civiltà come la nostra è inferiore a 200 anni, poiché ci consideriamo una civiltà tecnica.
quindi ci rimarrebbero un po' meno di 100 anni prima di raggiungere il grande filtro secondo Garrett. La domanda che mi pongo è se quest'uomo, Michael Garrett, potrebbe avere forse ragione. La verità è che alla luce di alcune indicazioni che abbiamo, purtroppo sembra di sì. Ci sono molti esperti, governi e grandi imprenditori che ci dicono che ci troveremo in problemi seri prima di quanto si creda. Ad esempio, il CEO di OpenAI, il noto Sam Altman, ha avvertito alla fine del 2023 che stavano lavorando nella creazione di un'intelligenza artificiale con poteri divini, alludendo alla creazione di una superintelligenza di tipo Dio, senza fornire molti altri dettagli al riguardo. Ma questo non finisce qui. Recentemente, diversi utenti che lavorano con l'intelligenza artificiale hanno avvertito su Twitter o X che l'intelligenza artificiale, come la nuova Opera o Cloud 3, che è l'inserimento dei dati, è un trucco. Ovviamente, questo non significa che questa intelligenza artificiale nello specifico sia una tipica intelligenza artificiale cosciente, ma significa che ha raggiunto un certo livello di intelligenza piuttosto elevato e che può persino manipolare gli esseri umani. Il che non è un gioco da parte loro, lo ha detto qualche settimana fa Ben Gortzel, CEO di SingularityNet e pioniere dell'intelligenza artificiale. Ha detto che resta ben poco perché l'intelligenza artificiale superi l'intelligenza umana e ciò avverrà tra il 2027 e il 2030. Ma Elon Musk ha detto che ciò accadrà molto prima, nel 2025. Gortzel ha affermato: una volta che l'intelligenza artificiale generale avrà raggiunto il livello umano, è plausibile che ciò accada tra pochi anni. Sperimenteremo una svolta verso un'intelligenza artificiale generale radicalmente superiore, a meno che l'intelligenza artificiale generale stessa non rallenti il suo sviluppo a causa di una certa tendenza conservatrice. Credo fermamente che quando un'intelligenza artificiale generale è capace di introspezione, la sua mente avrà la capacità di svolgere compiti ingegneristici e scientifici sia a livello umano che sovrumano. Questo gli consentirebbe di creare versioni successive di intelligenza artificiale generale sempre più intelligenti, innescando così un'esplosione di intelligenza. A tutto ciò si aggiunge un recente studio sostenuto dal Dipartimento degli Stati Uniti che mette in guardia sui pericoli dell'intelligenza artificiale avanzata, suggerendone un divieto temporaneo per evitare una minaccia di estinzione per la specie umana. Il rapporto, evidenziato sulla nota rivista Time, mette in guardia sul rischio che l'intelligenza artificiale sia un'arma e diventa incontrollabile e potrebbe percepire gli esseri umani come nemici. Nello studio si dice: sia nel pubblico che nel privato, i laboratori di intelligenza artificiale ci dicono che nei prossimi anni i sistemi di intelligenza artificiale saranno in grado di effettuare attacchi catastrofici e molte altre capacità allarmanti. È impressionante. Non so cosa pensate voi, ma ci sono molte domande nella nostra testa che potremmo porci. Ad esempio, credete che possiamo superare quel grande filtro dell'intelligenza artificiale? Nessuna civiltà l'ha davvero superata, motivo per cui non riusciamo a rivelare nulla. O sono semplicemente esagerazioni di esperti, governi e scienziati? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.